Torna il Sulmona International Film Festival. Il festival, giunto alla 37esima edizione, si terrà dal 6 al 9 novembre nell'abituale cornice del Cinema Pacifico di Sulmona. Anche quest'anno il numero delle iscrizioni è aumentato rispetto alle edizioni precedenti. Le opere pervenute nelle varie categorie di concorso sono state 900 e i registi rappresentano ben 80 stati. In selezione 39 opere tra corti nazionali, internazionali, animazioni, documentari, video musicali e opere girate in Abruzzo realizzate da registi abruzzesi. A disegnare Ovidio, simbolo della creatività sulmonese adottato da anni dal festival, c'è un maestro dell'illustrazione come Simone Massi, creatore di mirabili animazioni e manifesti anche per la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. L'immagine del festival è dunque, come da tradizione, un'interpretazione della statua del poeta di Sulmona. La campagna di tesseramento sociale di Sulmona Cinema è tutta improntata a difendere l'ambiente, attraverso l'adesione a Tridom, piattaforma web italiana nata nel 2010 a Firenze, che consente di piantare alberi nel mondo e di seguire online la loro vita. Una parte della quota associativa verrà devoluta alla causa per la creazione della foresta di Sulmona Cinema. Crescendo, gli alberi assorbiranno CO2 dall'atmosfera e produrranno ossigeno, migliorando l'aria che tutti respirano. Inoltre, l'ulteriore effetto positivo è che si migliora la vita dei contadini coinvolti nelle attività di Tridom. Tra i lavori che si vedranno in concorso durante il festival ci sono opere molto importanti: il corto di animazione Sister, la prima europea di Dana's Day di Redda Letzmari, le prime internazionali di Balloon e Florence e altri capolavori. La giuria principale del 37esimo Sulmona International Film Festival è composta da tre giovani critici che valuteranno le opere appartenenti alle categorie National, International, Animation and Documentary Short Films. La giuria principale è presieduta dall'attore romano Francesco Montanari, protagonista di film e serie televisive di grande successo come la serie Romanzo Criminale di Stefano Sollima. Anche quest'anno è prevista la proiezione di tre lungometraggi fuori concorso, uno per sera. Tre future film che in modo diverso affrontano il tema della lotta, della sfida con il contesto sociale e con se stessi.